in collaborazione con sportoutdoorviaggi.it, Marco, GFN Gibellato. Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Moboni al consueto appuntamento settimanale con Sportdoor.tv, la multipiattaforma TV e web tutta dedicata allo sport, alla nautica e al turismo, puntata questa tutta dedicata alla motonautica con Fin Power Boat, il magazine televisivo della Federazione Italiana Motonautica. Primo evento della stagione 2020, siamo a Santa Cesarea Terme, in provincia di Lecce, in Puglia, per la prima tappa del campionato italiano moto d'acqua, appuntamento di metà luglio, il primo evento della Federazione Italiana Motonautica post Covid-19, gara organizzata dall'associazione sportiva Hardwave in collaborazione col comune di Santa Cesarea Terme. Come vedete, si è svolta questa manifestazione nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza dovuti all'emergenza coronavirus. Soddisfatto il presidente della Federazione Italiana Motonautica, l'avvocato Vincenzo Iacconiani, nel briefing con i piloti nella giornata di sabato ha voluto ringraziare gli organizzatori locali per l'impegno e lo sentiamo ai nostri microfoni. Oggi ricomincia l'attività agonistica dello sport motonautico con una gara di campionato italiano di moto d'acqua. Grande coraggio da parte degli organizzatori e dell'amministrazione di Santa Cesarea, e da qui speriamo di fare una stagione quasi normale. Per noi sarebbe forse il titolo più grande che possa aver vinto la motonautica. Parole importanti quelle del presidente Vincenzo Iacconiani, il presidente della federazione, per questo primo evento, un grande significato di questa manifestazione come simbolo della rinascita dello sport dopo l'emergenza mondiale del coronavirus. Infatti le moto d'acqua hanno già iniziato la stagione 2020 dopo Santa Cesarea Terme, in calendario l'11 e 12 di settembre la gara di Anzio, a fine settembre la gara di Rimini e a ottobre la gara di Napoli. Importanti località, immagini bellissime, come vedete davanti lo stadio era proprio bellissimo, davanti a Porto Miggiano, una località come vedete molto bella e suggestiva. Sono stati veramente due giorni di gare molto avvincenti, 60 piloti provenienti da tutta Italia, un ottimo numero proprio per l'inizio della stagione appunto 2020. Poi tra poco inizierà anche l'offshore con altre bellissime gare, si ritorna in una grande località come Jesolo, Marina del Cavallino, poi Baveno e la gara di Como, il circuito con la gara di Viverone e soprattutto poi via via tutte le altre manifestazioni. Avete visto già la grafica della prima gara, la Spark 12-14 anni, la Spark è una grande novità, sono 10 moto messe a disposizione della federazione per i vari piloti dai 12 ai 14 anni, hanno corso nella loro categoria. Vittoria femminile, abbiamo visto Naomi Bennini, 3 gare per 8 giri, davanti a Carolina Vernata, Nicole Cadei terza, Michela Tiozzo in quarta posizione e Siria De Luca appunto in quinta posizione, sempre per la categoria Spark dai 15 ai 18 anni. Sono due le categorie giovani, come abbiamo detto, 12-14 anni e poi 15-18 anni, e queste sono gare aperte a tutti. Chiunque ascolta questa trasmissione, soprattutto i genitori che hanno chiaramente paura per fare ai propri figli delle gare sportive motoristica, come vedete non ci sono problemi, basta andare sul sito della federazione finconi.it o telefonare allo 02 70 16 31 in orari di ufficio e poi verrete indirizzati nelle varie società dei vari territori e località italiane per iniziare l'attività. Dalla Spar 15-18 anni avete visto la grafica, ha vinto Davide Pontecorvo, il secondo è arrivato Giuseppe Affatato, terzo Beatrice Lucia, Stella De Luca in quarta posizione
e poi Tommaso Martini. Queste, come abbiamo detto, sono moto di serie, quindi moto della classe proprio giovanile, quindi ideali per iniziare l'attività sportiva. Dalla categoria Spark parliamo un'altra categoria interessante, la F4 femminile, moto di serie. Qui anche qui sono state svolte due manche, gara 1 e gara 2, sommatoria dei punti ottenuti. In campo femminile vedete la grafica, vince Sara Nucera davanti a Giorgia Ingarra, terza Sonia Carrara, era la favorita Sonia Carrara, compagna di un grande veterano come Michele Cadei, ma ha saltato una boa, è stata squalificata, quindi ha perso dei punti. Dalle categorie promozionali Spark e femminile con la F4 moto di serie, passiamo alla F4 categoria maschile, gara 1 e gara 2, percorso a slalom come vedete, boa bianca virata a sinistra, boa gialla virata a destra. Questa è chiaramente la procedura della gara, un campo di gara preparato magnificamente dal presidente di commissione moto d'acqua Giorgio Viscione e tutto il suo team. Erano in calendario 5 gare, è saltata solo una gara. Un plauso quindi va a tutto il team delle moto d'acqua, a tutta la commissione, Nina Bassetti, al segretario Alessandro Basilico, al presidente della federazione, per le nuove elezioni federali che sono in calendario sabato 10 di ottobre. Qualche caduta, ma si cade in acqua, non ci sono problemi perché l'acqua non è dura come l'asfalto, dura come un muro, bandiera gialla, quindi attenzione sul campo di gara, celeri i soccorsi e appunto i giudici di gara, ma tutto è ripartito senza nessun problema. Nella F4 la vittoria va a Marco Antonio Oliveri con il numero 9 davanti ad Antonio Pontecorvo, terzo Paolo Noris, quarto Paolo Paesani, un veterano da Rimini, in quinta posizione Maurizio Vernata. Anche qui gara 1 e gara 2, sommatoria dei punti ottenuti nelle due manche e si stabilisce il vincitore, ma bravissimo Marcantonio Olivieri, pilota siciliano, uno dei veterani di questa disciplina. Una meritata vittoria per lui con questa moto che, come abbiamo detto, è la moto di serie, la moto che si compra direttamente dal concessionario e poi basta appunto andare sul campo di gara, iscriversi, licenza e si può gareggiare. Ecco qui la grafica preparata dal nostro Marco Roma con la regia sul campo di gara di Lorenzo Galanti, Marco Antonio Oliveri davanti a Pontecorvo, Noris, Paesani in quinta posizione, Vernata. Ed ora altra categoria importante, l'Endurance. È una gara a tempo, gara lunga, lo dice già il nome stesso, è una gara con un percorso diverso, non è un percorso a slalom. Qui vedete appunto le varie boe collocate, boa bianca virata a destra, boa rossa virata a sinistra. Questa è una gara lunga e quindi in questa categoria c'è veramente, l'Italia domina a livello internazionale. La stagione non è ancora iniziata, c'è molta confusione a livello internazionale, la federazione internazionale, l'UIM, non ha ancora dato direttive specifiche su come sarà la stagione. C'era in calendario una prova del campionato mondiale in moto d'acqua i primi di settembre ad Olbia, adesso è stata forse spostata i primi di ottobre, ma qui si vede molto la giornata, non ci sono gare di Formula 1, forse una gara di motonautica a dicembre appunto a Sharjah, non ci sono gare di Formula 2, ma la federazione italiana è partita per la propria stagione. Questo va un plauso a tutto il Consiglio federale, al segretario Basilico, a tutte le ragazze del team marketing e della gestione tecnica della federazione, ma in prima fila chiaramente al presidente Vincenzo Gnacconiani. Dopo 3 mesi di lockdown, la stagione doveva partire i primi di maggio, invece da maggio siamo passati a metà luglio, quindi è saltata la premiazione, è saltato appunto le gare inizio stagione, però a metà luglio un plauso quindi alla federazione, abbiamo detto già appunto alla commissione offshore, al presidente Giorgio Viscione, per allestire questo nuovo campo di gara e soprattutto all'associazione sportiva Hardwave appunto, che ha organizzato questa gara assieme al comune di Santa Cesarea Terme, un bellissimo paesino, un bellissimo territorio del Salento in provincia di Lecce. Qui gara a tempo, il numero 1, questo è il numero 66, Alfio Galiano, che è in terza posizione, al comando c'è Yuri Tiozzo con il numero 86,
Taddei, già vice campione del mondo, col numero 5 in seconda posizione, poi Zamaria, un altro veterano col numero 24 e in quarta posizione, Angelo Acerra è arrivato quinto col numero 84. Ecco, questa è la grafica preparata dal nostro Marco Roma, Iuri Chiozzo, Michele Taddei, Alfio Galiano, Alessandro Zamaria, Angelo appunto Acerra dalla Endurance, la Runabout F2. Abbiamo detto le moto, come vedete, sono le stand up, quelle che si guidano in piedi, o appunto le Runabout, le moto biposto. Ad ora abbiamo visto solo le Runabout, abbiamo visto le Spark per i giovani, abbiamo visto la femminile F4 maschile e femminile e l'Endurance, questa è la F2. Poi nella seconda parte c'è la classe regina, la F1, la F4 moto di serie, F1 è la moto dove c'è la massima elaborazione nel rapporto peso e potenza, la Runabout F2 invece è quella dove sono ammesse delle piccole modifiche appunto nel rapporto peso e potenza, quindi sono moto molto veloci ma totalmente sicure, non ci sono problemi, e questo appunto abbiamo visto anche in questa gara. Dei 60 piloti, tanti piloti stranieri sono venuti proprio per l'alto tenore tecnico delle gare italiane. Lo diciamo sempre, ogni anno in Italia il 50-60% delle gare a livello internazionale sono disputate in Italia, e quest'anno sarà ancora di più vista la totale assenza di un calendario internazionale, e soprattutto i piloti azzurri sono fra i migliori al mondo. La Federazione Italiana Motonautica è una delle federazioni non olimpiche che ha dato più allori allo sport italiano, e sono tanti piloti stranieri che, vista la mancanza di attività nei propri paesi, vengono in Italia a gareggiare e a competere con i piloti italiani, e soprattutto a godersi questo spettacolo. Un campo di gara, come vedete, bellissimo, allestito davanti a Porto Miggiano, una location molto bella, come sono molto belle le riprese che ha fatto l'amico Lorenzo Galanti con il suo team, e poi il montaggio del nostro Marco Roma. Riprese, c'è la diretta Facebook delle gare per chi vuole appunto essere, oltre che la televisione, avere anche la possibilità di vederle appunto sui social e sul il social più importante che è Facebook, e sul sito della Federazione Italiana Fincori.it. invece, per vedere questa puntata e tutte le nostre produzioni televisive, andate sul sito della appunto sportor.tv, che è la multipiattaforma TV e web dedicata allo sport e al turismo. Secondo giro, manca poco all'arrivo del numero 38, sabato Pontecorvo, col numero 38 che vince gara 1 e gara 2 davanti a Iuri Chiozzo, che ha vinto l'Endurance e poi ha gareggiato anche nella Runabout F2. Gaetano Costagliola col numero 15 è arrivato in terza posizione, Richard Ingarra col numero 33 in quarta posizione, poi Andrea Scutiero col numero 19 in quinta posizione. Questo è Runabout F2. Ora c'è la pubblicità, cari amici telespettatori, ma non toccate il telecomando, perché lo spettacolo delle moto d'acqua. Siamo a Santa Cesarea Terme, prima gara della stagione 2020, prima gara importante per il primo evento della stagione della Federazione Italiana Motonautica post Covid-19, manifestazione che si è svolta nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza dovuti all'emergenza virus. Ora, dopo la grafica e la pubblicità, continuiamo a parlare di moto d'acqua. Cosa faccio a Spezia? A Spezia? A Spezia faccio cose, vedo gente. Parola di Dario Vergassola. Salice, fatti di sport. sportoutdoorviaggi.it, l'agenzia di viaggi che organizza le tue escursioni in barca a vela e catamarano.
Scopri le bellezze della Liguria e della Sardegna con sportoutdoorviaggi.it. Collaborazione con sportoutdoorviaggi.it. Marco, GFN Gibellato.